Posso iniziare? Dunque, io vorrei per prima cosa ringraziare davvero l'amico Marco Marchesini e i collaboratori del museo per avermi coinvolto in questa iniziativa che io proprio grazie a questo coinvolgimento ho scoperto e che mi pare davvero una bellissima cosa in questi tempi di isolamento forzato, di ricreare una sorta di comunità virtuale che ci fa sentire meno soli. Io purtroppo l'ho scoperta tardi, ho sentito soltanto l'ultima delle conferenze, che mi è piaciuta tantissimo. Devo dire che nel frattempo ho un po' recuperato guardandone qualcun'altra su YouTube e spero quindi di essere all'altezza di chi mi ha preceduto. Dunque, io provo a attivare adesso la presentazione, vediamo se funziona. No, sì? Vedete Sì, qualcosa? la Sì? vediamo. La Sì, si vedete? vede. Allora, però io devo metterla in modalità presentazione. No, perché non funziona? Ecco. Ecco. Vedete? Posso Perfetto. partire? Sì, si vede. Benissimo. Allora, io oggi vorrei parlarvi di un paese che è appunto la Georgia, in cui l'Università Ca' Foscari di Venezia è attiva da più di 10 anni, precisamente dal 2009, sul campo con una missione archeologica. Ecco, la Georgia è un paese che complessivamente è ancora poco noto al pubblico italiano, meno ad esempio della pur vicina Armenia, su cui si ha un'idea abbastanza precisa. Ecco, anche l'idea della localizzazione geografica della Georgia e del suo paesaggio sono piuttosto vaghe. Molti la confondono ancora con altri stati dell'ex blocco sovietico. Molti la ricordano, ad esempio, soprattutto come la patria di Stalin. Quindi io, prima di illustrare i risultati delle nuove ricerche archeologiche nel paese, non solo delle nostre, ma di quello che si sta facendo, si sta scoprendo negli ultimi anni in Georgia, vorrei presentare brevemente il paese e anche le sue ricchezze paesaggistiche e culturali, che sono davvero tante e ne fanno un posto senz'altro che merita di essere conosciuto, valorizzato e visitato. Dunque, la Georgia, insieme all'Azerbaigian e all'Armenia, fa parte appunto del Caucaso meridionale, cioè quest'area di montagne, altipiani intervallati da bacini fluviali, che occupa una posizione strategica, cioè appena a sud della grande catena del Caucaso, tra il Mar Nero a occidente e il Mar Caspio a oriente. Ecco, il Caucaso ha sempre rappresentato e rappresenta tuttora un confine sia fisico che culturale. Tra il vicino Oriente a sud, il mondo mediterraneo a ovest e le grandi distese delle steppe eurasiatiche che si estendono a nord. Nel corso della sua storia, questa regione del Caucaso è sempre stata una terra di confine, popolata da un mosaico di etnie e di lingue diverse, politicamente frammentata e inquieta. Come abbiamo già sentito, lo è tuttora. Basti pensare ai conflitti ancora oggi aperti, quello più recente fra Armenia e Azerbaigian per il Nagorno-Karabakh, ma anche alle province secessioniste di Abkhazia e Ossetia del Sud in Georgia, oppure alla Cecenia. Un'area quindi inquieta. E anche oggetto delle mire espansionistiche delle grandi potenze che la circondano, che sono interessate sia al controllo dei valichi del Caucaso che alle importanti risorse, minerarie della regione.
Quindi partendo dagli imperi romano-bizantino da un lato e partico-sassanide dall'altro, fino ad arrivare in epoche più vicine a noi all'impero ottomano, russo e alla Persia. E naturalmente per gran parte del XX secolo il Caucaso meridionale ha fatto parte dell'Unione Sovietica, erano le cosiddette repubbliche transcaucasiche, cioè da una prospettiva russa le repubbliche al di là del Caucaso, e quindi è stato abbastanza isolato dal mondo occidentale. Ma con lo scioglimento dell'Unione Sovietica la situazione è cambiata radicalmente, perché i nuovi stati indipendenti della regione, che sono appunto Georgia, Armenia e Azerbaigian, si sono molto aperti alla collaborazione con l'Occidente in tutti i campi, e quindi tra questi anche in quello della valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, e più specificamente per noi della ricerca archeologica. Tornando adesso alla Georgia, è una terra affascinante anche dal punto di vista paesaggistico, e ho pensato che, essendo in un ciclo di conferenze organizzato dal Museo Archeologico Ambientale, e valga la pena di fare un cenno anche a questo aspetto. È un paese che, secondo me, per l'estrema varietà della conformazione del terreno e delle situazioni climatiche, può stare senz'altro alla pari, per esempio, con l'Italia. Andiamo dalle alte montagne del nord del paese, che rappresentano un po' la sezione meridionale del Caucaso, con cime che superano i 5.000 metri. Queste sono giustamente famose, per esempio, fra gli alpinisti. E da queste alte montagne passiamo agli altopiani del cosiddetto piccolo Caucaso, nella parte meridionale. Queste sono ancora il grande Caucaso, gli altipiani nella parte meridionale del paese. Questa sono altopiani con altitudini fra i 1500 e più di 2000 metri, costellati di antichi vulcani, con questi paesaggi brulli ma così suggestivi. E da questi alle più dolci colline della parte centrale e orientale del paese, queste giustamente famose oggi come allora per la produzione di vino, ma anche di altri prodotti, per esempio le noci e le nocciole. Pensiamo ad esempio che la Ferrero ha grandi piantagioni di nocciole in queste zone. Da qui alla regione costiera del Mar Nero, e questi sono i vigneti, qui la regione costiera del vigneto e del Mar Nero, che gode di un clima subtropicale con paesaggi di questo tipo, con palme, bambù, banani, e con una vegetazione quindi rigogliosissima. Da qui invece ad oriente abbiamo, ai confini con l'Azerbaigian, delle aree desertiche, anche queste molto suggestive. Il cuore del paese è però la pianura del fiume Kura. Questo nasce dall'altipiano anatolico, molto vicine sono le sue sorgenti a quelle del Tigre e dell'Eufrate, che però poi prendono un percorso diverso e scendono verso sud. Il Kura invece attraversa tutta la Georgia da occidente a oriente, e poi, e questi sono alcuni paesaggi della valle del Kura. Questa è la valle del Kura presso l'antica capitale di Mskheta, qui il Kura a Tbilisi, e poi passa in Azerbaigian, l'attraversa tutto per arrivare a sfociare nel Mar Caspio. E la pianura del Kura, oggi come in passato, è la più importante arteria di comunicazione del paese. Altrettanto ampia però di quella paesaggistica è la varietà dei monumenti storici e architettonici della Georgia, a partire dalle colonie greche sul Mar Nero e dalla città di Vani nell'entroterra. Siamo fra l'VIII e il I secolo a.C., la città di Vani ricca d'oro, famosa per le sue ricchissime tombe e santuari. E qui ricordo di nuovo che in epoca classica la Georgia occidentale, che è la parte che si affaccia sul Mar Nero, era la mitica Colchide, famosa soprattutto per l'oro.
Questi sono dei gioielli sempre da vani e sono qui ambientati, infatti, il mito degli Argonauti alla ricerca del vello d'oro e la leggenda della maga Medea. Ma ci sono anche resti di epoca ellenistico-romana, qui per esempio una famosa fortezza romana di Gonio, sempre sul Mar Nero, e innumerevoli resti di epoca tardo antica e medievale, le famose città rupestri come questa Plitsice e Varzia, innumerevoli complessi monastici, questo è uno dei più famosi, David Gareggia nella zona orientale del paese, anche questo con parzialmente scavato nella roccia, e chiese e monasteri medievali. E medievali e post-medievali. Ecco, con una ricchissima decorazione, qui sono alcuni dettagli, ma la storia della Georgia è molto, molto più antica di questo e risale addirittura agli inizi dell'umanità, come ha rivelato una scoperta eccezionale avvenuta pochi anni fa presso il sito di Dmanisi, qui nel sud del paese. In un'area collinosa che domina un punto d'incrocio fra vari assi di comunicazione che attraversano il paese, vicino a un importante insediamento medievale, questo è l'insediamento medievale, è stato trovato un giacimento preistorico in cui sono venuti alla luce i resti dei più antichi ominidi finora conosciuti di tutta l'Eurasia. Diversi crani interi, è una scoperta davvero, davvero eccezionale perché sono rarissimi, del cosiddetto Homo Georgicus, che si data a 1,8 milioni o 1,8 milioni di anni fa, che appartiene a uno stato intermedio nella transizione fra l'Homo habilis e l'Homo erectus. Ma la cosa importante è che rappresenta questo Homo Georgicus, diciamo così, un po' il momento dell'ingresso della specie Homo in Europa, proveniente dall'Africa, passando attraverso la Siria e il vicino Oriente, attraverso il Caucaso, poi si diffuse in Europa e in Asia. Ecco, oggi però non vi voglio parlare di questo, ma un po' delle ragioni che ci hanno spinto venendo dall'archeologia del vicino Oriente, a iniziare un progetto in Georgia. E appunto il Caucaso meridionale è un po' una delle nuove frontiere dell'archeologia del vicino Oriente, che si sono aperte proprio con il crollo dell'Unione Sovietica. Perché prima di questa data l'archeologia locale era poco conosciuta in Occidente, in quanto era praticata soprattutto dagli archeologi locali o dagli archeologi russi. E era una tradizione prestigiosa di archeologia, ma difficilmente accessibile agli studiosi occidentali, perché si esprimeva attraverso il russo o le lingue locali. E questo aveva in qualche modo causato una frattura con gli studiosi del vicino Oriente e aveva portato in qualche modo a sottovalutare i legami del Caucaso meridionale con le civiltà del vicino Oriente più a sud, a scapito di quelli pur esistenti, infatti li ho segnati qui con la freccia, col mondo delle steppe a nord del Caucaso. Invece, solo guardando la cartina è abbastanza chiaro che il Caucaso meridionale è in effetti parte del vicino Oriente ed ha dei legami molto stretti, soprattutto con la parte nord di quest'ultimo, cioè l'Anatolia, l'Iran settentrionale e l'Alta Mesopotamia, aree cioè che ne condividono le caratteristiche ambientali, cioè sono zone di montagna, di altipiani, poco adatte alla nascita di grandi centri urbani come quelli che si sviluppano invece più a sud in Mesopotamia. Pensiamo a Ninive, Babilonia e alle civiltà di Sumer, Akkad, della Siria, eccetera, quelle che hanno reso famose il vicino Oriente e che si sono sviluppate nell'alluvio mesopotamico e in Siria.
Ecco, un modello tradizionale dell'archeologia del Vicino Oriente interpretava le relazioni di queste regioni, tra queste regioni, in una dinamica di centro-periferia, dove il centro era la Mesopotamia, la periferia queste vaste zone di montagne e di altipiani. E era una visione che del resto corrisponde alla visione che le stesse fonti mesopotamiche ci danno, e per cui le aree montane settentrionali sono sede di popolazioni primitive, pericolose, che forniscono alle civiltà urbane dell'alluvio materie prime pregiate. Ma proprio le ricerche degli ultimi decenni hanno scardinato un po' questo modello e hanno dimostrato che c'è stato in effetti un interscambio continuo fin dal Neolitico fra queste regioni, dove il contributo delle aree settentrionali non è stato soltanto quello di fornire materie prime, ma di dare un contributo anche a un contributo importante a diversi settori, soprattutto a quello dell'elaborazione di tecnologie specifiche legate in alcuni casi proprio alle materie prime o alle specificità ambientali. Ecco, è stato proprio il fervore di iniziative archeologiche che ha caratterizzato la regione dai primi anni 90 del Novecento, di cui oggi si cominciano a vedere i risultati in maniera più sistematica, che ha introdotto un approccio nelle ricerche spiccatamente multidisciplinare, che quindi dà spazio, grande spazio, alla ricostruzione dell'ambiente naturale con l'analisi dei resti biologici, l'uso di tecniche di microarcheologia, l'archeometria, lo studio appunto delle diverse tecnologie. E quindi oggi possiamo avere un quadro più equilibrato del ruolo rivestito da queste aree all'interno delle dinamiche fra le macro aree culturali del mondo antico. Quindi, per esempio, si può apprezzare il ruolo che il Caucaso meridionale, fin dal Neolitico, ha avuto nella circolazione di una risorsa come l'ossidiana, questo vetro vulcanico di cui la regione è ricchissima. Uno delle fonti principali di ossidiana del Caucaso meridionale è proprio il vulcano Cicchiani nella Georgia meridionale. Questa è una veduta del paesaggio, questa è l'ossidiana come si trova sulle rive di questo lago Paravani, che è prospiciente al vulcano. Ma anche risorse molto meno evidenti, ad esempio il sale. In Azerbaigian sono state scavate delle miniere di sale ancora oggi attive, che hanno mostrato che l'uso risale al quarto millennio avanti Cristo. Un momento importante nella storia di queste regioni è senz'altro il quarto millennio avanti Cristo, è la fase detta tardo calcolitico, in cui in Mesopotamia avviene la cosiddetta rivoluzione urbana, ma in cui anche si sviluppano moltissime innovazioni tecnologiche fondamentali. Questa è una tabella delle innovazioni tecnologiche, diciamo, principali, dove si vede una forte accentuazione nel momento della cosiddetta rivoluzione neolitica fra il 10.000 e l'8.000 avanti Cristo, ma un momento altrettanto importante fra il 4.000 e il 3.000, dove le innovazioni sono soprattutto nel campo della metallurgia, ma non solo, anche nel campo dei trasporti viene inventata la ruota e il carro, e probabilmente il Caucaso ha un ruolo rilevante proprio in molte di queste innovazioni. Per esempio, nel quarto millennio si diffonde la lega di rame arsenico, che è l'antesignano diretto del bronzo, che è favorita dalla presenza proprio in questa zona di entrambi i metalli, e spesso anche in miniere polimetalliche in cui compaiono entrambe, da qui l'idea di legarli.
di legarli insieme. Sempre in questa epoca abbiamo anche altre innovazioni tecnologiche, per esempio quella delle asce con foro di manicatura, che probabilmente ha origine proprio nel Caucaso. Ecco, se però torniamo alla Georgia, diciamo che ancora più importante è lo sfruttamento dei metalli pregiati, in particolare l'oro, di cui, come vedete, qui le miniere d'oro sono segnate in giallo, la Georgia è particolarmente ricca. Già abbiamo detto che la mitica Colchide dei Greci corrispondeva alla Georgia occidentale, che è ricca i cui fiumi sono ricchi di sabbie aurifere, ma anche la Georgia orientale è ricca di miniere d'oro, giacimenti che sono sfruttati da epoche molto antiche. E se risaliamo indietro nel tempo, dalla Colchide dei Greci, e risaliamo indietro di 1000 anni, fra il 1800 e il 1700 avanti Cristo, prima delle prime colonie greche sulla costa del Mar Nero, che risalgono alla fine del VI secolo avanti Cristo, nelle tombe dei capi locali di questa cultura detta di Trialeti, che sono dei tumuli monumentali cosiddetti kurgan, che possono raggiungere un diametro di anche 100 metri, troviamo una profusione di oggetti d'oro di squisita fattura come questi. Ecco, questa cultura di Trialeti ha dei contatti a larghissimo raggio, e è in contatto, lo si vede da temi, da oggetti, diciamo, che presentano delle somiglianze, è in contatto non solo con aree lontane come la bassa Mesopotamia o l'Anatolia, ma anche per esempio con l'Egeo. Ad esempio, queste cosiddette spade lunghe, che noi troviamo in Georgia, in Armenia e in Azerbaigian, le troviamo anche in Anatolia e poi a Creta e a Micene. Ma tornando indietro ancora nel tempo, più di 500 anni prima, fra il 2500 e il 2300 avanti Cristo, nei kurgan, quindi tumuli monumentali della cultura georgiana di Bedeni, troviamo di nuovo una profusione di oggetti d'oro come questi, anche con tecniche come la filigrana e un'imitazione della granulazione, che fanno pensare a una conoscenza di queste tecniche che erano usate anche nella Mesopotamia contemporanea. Dunque, ecco, alcuni dei più famosi tumuli della cultura di Bedeni si trovano proprio nella municipalità di Lago Dechi, nella valle del fiume Alasani, all'estremità orientale della Georgia, vicino al confine con l'Azerbaigian, che è dal 2018 proprio oggetto delle ricerche della nostra missione archeologica, che è una missione italo-georgiana di Ca' Foscari in collaborazione con il Museo di Lago Dechi. Dunque, l'area è questa, è una regione pianeggiante con un clima caldo umido quasi subtropicale, sulle rive di questo fiume Alasani, a circa 200 metri di altitudine sul livello del mare, dove però il territorio sale poi rapidamente con le propaggini del Caucaso fino a raggiungere qui al confine con le repubbliche caucasiche, col Dagestan della Russia, più di 3000 metri. Dunque, queste sono alcune immagini di uno dei più famosi kurgan di questa regione, il kurgan di Ananauri 3, che è stato scavato nel 2012 da una missione georgiana. Nonostante fosse stato già saccheggiato, questo conteneva i resti, conteneva una camera perfettamente conservata di legno con i resti di ben due carri, qui si vedono le ruote, e di un trono, e nonostante appunto fosse stato già saccheggiato, anche resti di oggetti d'oro e varie pietre dure. Fra l'altro, questi sono i più antichi resti di ambra che siano stati trovati in Georgia,
fanno pensare a contatti davvero su lunga distanza fino, che potrebbero giungere fino al Baltico. Oltre a questo, conteneva anche una gran quantità di resti organici come tessuti, stuoie, cesti resti vegetali, frutti come nocciole, castagne, noccioli di ciliegia, eccetera. Anche testimoniati sono rituali particolari come il cospargere apparentemente il corpo del defunto di miele nel tentativo di conservarlo, perché su tutto il corpo sono state trovate moltissime tracce di polline di piante mellifere. Dunque, questo Kurgan di Ananauri 3 non è un caso unico, perché nella stessa zona, coperti da una fittissima vegetazione che si estende per qualche chilometro lungo le rive della Lasani, una sorta di giungla di cui qui potete vedere qualche immagine. Questi sono i membri della nostra missione che si addentrano nella foresta. Ci sono almeno un'altra ventina di kurgan simili che finora non sono mai stati mappati completamente, anche se molti di essi sono presenti nelle mappe topografiche di epoca sovietica. Qui, per darvi un'idea, questa è la cima di uno di questi kurgan e questo è il fianco di uno di questi kurgan. Sono però totalmente invisibili fino a che non ci si capita proprio sopra a causa della fitta vegetazione. Ecco, il team di Venezia, con la collaborazione dell'Università di Durham, sta procedendo alla mappatura completa di questi kurgan attraverso il telerilevamento, cioè l'analisi delle foto e l'elaborazione delle foto satellitari e poi la visita in situ. Qui diverse immagini. Qui in alto a destra c'è un'elaborazione con una tecnica di colorazione artificiale che fa risaltare appunto i kurgan. Qui è come invece compaiono i kurgan nelle foto. Quello a destra è chiaramente visibile perché è in un'area in cui che è stata disboscata. Gli altri compaiono invece come macchie, discolorazioni, diciamo così, nella vegetazione, per il fatto che il kurgan, essendo fatto di pietre, essendo un gran cumulo di pietre, fa sì che la vegetazione che ci cresce sopra cresca più stentatamente ed abbia quindi un colore diverso. Dunque, questa è la mappa definitiva dei kurgan della regione di Lago Dèchi che la nostra missione ha elaborato, dove si vede che ce ne sono una trentina che sono allineati a qualche chilometro di distanza dal fiume, e questi sono tutti grandi kurgan, probabilmente di epoca Bedeni, che si localizzano, diciamo, in una fascia ben precisa, e naturalmente tutti questi aspettano ancora di essere scavati. Vedremo appunto in futuro come e se sarà possibile farlo. Ma tornando alla questione dell'oro, c'è stata una scoperta eccezionale negli ultimi anni che spinge ancora più indietro l'inizio dello sfruttamento di questo prezioso metallo in Georgia. E proprio in una delle più importanti miniere del paese, in cui ancora adesso si estrae l'oro, la miniera di Sakdrisi, nel sud del paese, e una missione tedesco-georgiana ha portato alla luce delle antiche gallerie molto strette che seguivano la vena d'oro e ha scoperto del materiale in situ, provando che queste miniere, senza ombra di dubbio, datano alla seconda metà del quarto millennio avanti Cristo fino alla prima metà del terzo. Queste sono le date C14 dalle gallerie. Questo è il materiale trovato in situ, è la caratteristica ceramica di questo periodo. Questo ne fa
Qui c'è la mappa della miniera che è stata realizzata dalla missione archeologica. Questo ne fa la più antica miniera d'oro attualmente conosciuta. Sono stati anche rinvenuti tutta una serie di utensili specializzati, sia in pietra, martelli, pestelli, eccetera, che in osso. Per l'estrazione dell'oro. Queste pietre, per esempio, con queste cupelle, vengono chiamate, cioè incavature, erano usate per frantumare una piccola quantità di materiale e vedere se conteneva l'oro. Dunque è stato calcolato che la miniera potesse produrre 1 chilo d'oro all'anno impiegando 16 minatori per 330 giorni all'anno. Ma non solo, a pochi chilometri dalla miniera, la stessa missione ha portato alla luce un villaggio abitato da specialisti nella trasformazione del minerale in lingotti d'oro. Perché qui sono stati trovati, per esempio, dei crogioli, ma non solo, il pavimento degli ambienti conteneva un'alta percentuale di polvere d'oro. Quindi, in questo caso, possiamo dire che la realtà archeologica non solo conferma, ma addirittura supera l'antica leggenda greca. E questa è la prima tradizione di cui volevo parlare, ma c'è un'altra tradizione georgiana che l'archeologia ha dimostrato risalire a molto indietro nel tempo, ed è quella del vino e della viticoltura. I vini georgiani erano famosi nel mondo sovietico e oggi cominciano a farsi apprezzare anche nel mondo occidentale. Questa è una veduta dei famosi vigneti della Georgia orientale. Questa è una vecchia foto dell'Ottocento che mostra questi caratteristici recipienti, sono chiamati crevri, e sono dei giaroni in cui veniva lasciato fermentare il vino con la tecnica tradizionale appunto con cui veniva prodotto il vino in Georgia. E il vino per i georgiani è molto più che una bevanda perché è profondamente radicato nella cultura locale. Ancora oggi nei banchetti georgiani, i cosiddetti supra, il vino viene consumato nell'ambito di elaborati brindisi che sono fortemente ritualizzati. C'è una sorta di maestro delle cerimonie, il tamadà, e una sequenza fissa di brindisi. Qui la slide riproduce dei dipinti di un famoso pittore naif georgiano, Nikos Pirosmani, della fine dell'Ottocento, che spesso hanno come soggetto proprio questi particolari brindisi. Ecco, anche in questo caso l'archeologia recentemente ha confermato non solo che la Georgia appartiene alla regione in cui la vite è stata più anticamente domesticata. Qui abbiamo i siti in cui sono stati ritrovati semi di vitis vinifera già nei livelli del sesto millennio avanti Cristo. Qui in violetto c'è la regione in cui cresce la vite selvatica, ma anche sono stati trovati per il sesto millennio avanti Cristo residui di vino, cioè dell'acido tartarico, in recipienti proprio di quest'epoca. Per le epoche più recenti, poi dal secondo millennio avanti Cristo fino all'età postmedievale e moderna, c'è tutta una serie pressoché ininterrotta di testimonianze archeologiche di un uso rituale del vino, cioè di recipienti di forme particolari, soprattutto i caratteristici rita, ma anche recipienti a forma di corno animale, questi che ancora adesso sono in uso nei supra, i cosiddetti chezzi. E appunto recipienti per il consumo di vino, immagini anche di bevitori come questo famosissimo di epoca classica, che è un po' un simbolo della Georgia. Ecco, proprio la missione archeologica di Ca' Foscari, come vedremo ora, ha dimostrato che questa tradizione di
recipienti per il consumo rituale del vino risale molto più indietro, almeno fino alla fine del quarto millennio avanti Cristo. Probabilmente è ancora più antica, ma qui per ora siamo arrivati con l'archeologia. Dunque, il progetto su cui vorrei spendere qualche parola in più, proprio perché tra i collaboratori c'è stato anche Anna Chiara Moscugiuri, che oggi lavora appunto al Museo Archeologico Ambientale, che oggi ci ospita e che parlerà del lavoro che ha svolto nella missione. E il progetto appunto è il Georgian Italian Shida-Kartli Archaeological Project di Venezia, in collaborazione col Museo Nazionale di Tbilisi. Questo è iniziato nel 2009 e è tuttora in corso per quanto riguarda la pubblicazione dei risultati, perché le attività sul campo si sono interrotte nel 2017, quando ci siamo trasferiti a Lago Dechi. Dunque, qui la regione è quella di Shida-Kartli, cioè il cuore storico della Georgia, questa fertile pianura attraversata dal fiume Kura, che irrigata dai suoi affluenti e fiancheggiata su entrambi i lati dalle montagne, cioè dalle propaggini del Grande Caucaso a nord e del Piccolo Caucaso a sud. Il paesaggio è questo: sono delle dolci colline ondulate che stanno a un'altitudine di 700-900 metri e oggi è intensamente coltivato. Dunque, nel corso del progetto abbiamo investigato diversi siti, due insediamenti che stanno a circa 12 km l'uno dall'altro, Nazar Gora e Araldeti Sorgora, con le loro necropoli, e un'altra necropoli, in effetti un campo di Kurgan, tumuli funerari, che sta a circa 60 km più a est, e con livelli su uno spessore cronologico di quasi 3.000 anni. Qui le scoperte principali, diciamo, dalla fine del quarto millennio avanti Cristo al primo secolo dopo Cristo. E il nostro interesse però si è concentrato soprattutto sulle fasi più antiche, cioè dal quarto millennio agli inizi del primo millennio avanti Cristo, cioè su quelle, sulle culture, soprattutto dell'età del bronzo, contemporanee alle grandi civiltà urbane mesopotamiche, dei Sumeri, dei Babilonesi, degli Assiri e anatoliche, gli Ittiti. Un progetto che ha un approccio, ha una prospettiva regionale, cioè di scavare diversi siti e non concentrarsi su un unico sito, e soprattutto un approccio di tipo interdisciplinare e multidisciplinare. Cioè abbiamo cercato di mobilizzare numerose discipline scientifiche, dalle bioarcheologie, cioè l'archeobotanica, l'archeozoologia, l'antropologia fisica, la palinologia, eccetera, alla geoarcheologia, l'archeometria, eccetera, per cercare di ricostruire le relazioni dei gruppi umani con il loro ambiente naturale. Questo è ormai un approccio standard di sempre più missioni archeologiche, anche nel Vicino Oriente. Ma nel nostro caso è, direi, quasi d'obbligo, perché le popolazioni locali, al contrario di quelle mesopotamiche, non ci hanno lasciato testi scritti e nemmeno esempi di architettura monumentale e opere d'arte monumentali. Quindi dobbiamo utilizzare tutti i mezzi a nostra disposizione per ricostruire la loro storia, che altrimenti rimarrebbe, diciamo così, muta. Dunque, mentre i mesopotamici vivevano in centri urbani e erano organizzati come società complesse, cioè formazioni statali che centralizzano le risorse agricole e poi le ridistribuiscono alla popolazione sotto il controllo di una vasta classe di funzionari e burocrati, le popolazioni del Caucaso meridionale sono invece società meno organizzate, più autarchiche, praticano un'archeologia, un'economia integrata,
che è più adatta al loro territorio di montagna, integrando la cerealicoltura con coltivazioni specializzate come quelle della vite, ma anche con l'allevamento del bestiame, sia minuto, quindi pecore, capre e suini, ma anche di grosse dimensioni, e vivono in piccoli villaggi fatti di capanne, di materiali più umili. Per esempio, la tipica è questa tecnica detta del water and daub, cioè sono dei graticci di sterpi, rami, rivestiti d'argilla, che montati con l'ausilio di pali di legno. Ecco, in questi insediamenti di solito non sono presenti templi, palazzi e altri edifici monumentali, però, e quindi l'architettura è abbastanza effimera. Dunque c'è comunque una cultura sudcaucasica, che è quella detta di Kurarakses, che si data fra il 3500 e il 2500 avanti Cristo, che ha suscitato grande interesse fra gli studiosi, perché sia per la sua lunga durata, quasi 1000 anni, e il suo conservatorismo, ma perché soprattutto, nonostante a prima vista appaia piuttosto primitiva, le abitazioni per esempio sono delle semplici capanne molto indifferenziate, ma riesce a diffondersi dalla sua area di origine, che è proprio la Valle del Kura, e su un'area vastissima, occupando vaste sezioni del vicino Oriente, arrivando anche in Iran e addirittura fino in Palestina. Ecco, questa cultura si caratterizza soprattutto per questa ceramica molto, molto tipica rosso-nera e per focolari con decorazioni, diciamo, antropomorfe, e anche per alcuni tipi di ornamenti di metallo, come per esempio questi spilloni a doppie volute. Quindi è una popolazione di abili metallurghi. Ecco, fra i tanti risultati ottenuti dalla missione di Kafoska in Georgia e in Shidakatli, mi vorrei soffermare proprio su quelli relativi alla cultura Kurarakses, in particolare su uno dei siti investigati, che è Aradeti Sorgora, con la sua necropoli di Doglauri. E questo per tre ragioni. Primo, perché è il sito in cui è stata fatta la scoperta, appunto, relativa all'uso rituale del vino. Secondo, perché è il sito più importante della regione, e terzo, perché è anche il sito su cui ha lavorato Anna Chiara, che vi presenterà i risultati delle analisi sui campioni di carboni dall'insediamento. Dunque, questo è uno dei complessi archeologici più importanti di Shidakatli. È in una posizione strategica sulla riva orientale di questo fiume, il Prone Occidentale, che è un affluente del Kura. Sorge proprio il sito alla confluenza dei due fiumi. È un'area archeologica di un totale di 40 ettari con tre colline diverse, quella orientale, la nord e quella occidentale, che è la più piccola ma è la più importante, quella che è detta anche The Doplis Gora, cioè la collina della regina. Oltre a queste c'è una vasta area cimiteriale che attualmente è stata quasi completamente distrutta, perché ci passa il nuovo percorso dell'autostrada che collega Tbilisi col Mar Nero. Questa era quella vecchia. Dunque, l'insediamento ebbe la massima estensione alla fine del secondo millennio, quando erano occupate tutte le colline e anche la necropoli. Ma la seconda fase più importante è proprio quella Kurarakses, in cui era occupata la collina e la necropoli, dove sono state scavate circa 70 tombe. Ecco, questa è la collina principale su cui si sono concentrati i nostri scavi. È un'imponente collina alta più di 30 metri, ma meno della metà sono livelli archeologici, perché la parte bassa è una parte del terrazzo fluviale, che è stata poi separata dal resto da questo fiumiciattolo che lo ha inciso, e questo naturalmente ha creato una posizione
contemporaneamente protetta e dominante la valle del fiume che ha fatto la fortuna del sito. Il sito è soprattutto famoso in Georgia per questo palazzo fortificato ellenistico romano che era residenza di un governatore locale del regno di Kartli, uno degli stati cuscinetto fra l'impero romano e il regno dei Parti. E parte di questo edificio è stato anche scavato dai georgiani in collaborazione con la nostra missione. C'è stata anche questa scoperta importante di questo gruppo di figurine d'argento e di bronzo che stavano al di sopra di questo altare in terracotta. Ma a noi interessava più quello che c'era sotto al palazzo ellenistico, dove si stende una sequenza di livelli preclassici di quasi 14 metri che la nostra missione ha investigato con due sondaggi stratigrafici sui fianchi opposti del monticolo. E ci hanno dato due sequenze di occupazione parallele della durata di quasi 3.000 anni. La più completa è questa dell'area B, dove abbiamo raggiunto il suolo vergine, qui alla base di circa 4 metri di livelli di epoca Curaraxes. Questa è la sezione, diciamo, dei livelli Curaraxes. Abbiamo delle date C14 che ci suggeriscono che questi 4 metri corrispondono a circa 200 o 300 anni fra il 3000 e il 2800-2700 avanti Cristo. Dunque il sito non è di grandi dimensioni, sono 2 o 3 ettari al massimo, tenendo conto che l'insediamento Curaraxes doveva occupare tutta la collina, eppure doveva essere uno dei villaggi più importanti della regione, e doveva avere funzioni di centro di una rete di villaggi più piccoli, uno dei quali, queste sono le date dei C14, e dicevo una rete di villaggi più piccoli, uno dei quali è questo di Nazargora, che sta a pochi chilometri di distanza, ma in una valle all'interno, diciamo, della valle fluviale, in una valle che risale verso le montagne. Questo era un piccolo insediamento che aveva uno spessore di livelli di solo 50 centimetri. Invece alla Defi Sorgora abbiamo appunto 4 metri, quindi un insediamento stabile. Fra l'altro fa parte di una catena di insediamenti Curaraxes che sorgono nella valle del fiume proprio a intervalli regolari in posizioni su promontori dominanti la valle in maniera da essere visibili l'uno all'altro. Dunque queste strutture trovate a Radetis sono abbastanza varie e costruite in materiali diversi. Questa per esempio è una capanna in Wattle and Daub, questo è un muro dove all'interno sono ancora conservati i pali di legno e si vede all'esterno l'intonaco, lo spesso intonaco. Questa è stata distrutta da un incendio che ha lasciato il materiale, questa grande giara per esempio in situ. Qui abbiamo un altro esempio, un'altra fase, una capanna di forma circolare. Qui dell'alzato in Wattle and Daub sono rimaste solo le buche dei pali, ma invece abbiamo questo focolare al centro con questi sostegni che avevano una funzione pratica, cioè servivano per appoggiare le pentole, sono molto caratteristici di questa cultura, ne è stato trovato uno anche a Nazargora, ma avevano anche sicuramente una funzione rituale, perché spesso sono decorati appunto con delle protomi umane o animali. Questo per esempio ha 2 occhi intarsiati con ossidiana. Dunque, questo indica che il focolare, che era il centro della casa, aveva per le popolazioni Curaraxes una forte valenza sacra.
cioè era il centro della religiosità che si esprimeva prevalentemente all'interno della casa con dei rituali domestici, piuttosto che, come per esempio nelle culture mesopotamiche contemporanee, con, all'interno di edifici specializzati come i templi. Ecco, però, nonostante questo, c'erano, almeno nei siti più importanti, alcune strutture che hanno dei caratteri un po' particolari, delle sorte di sacelli o tempietti che probabilmente erano destinati solo a funzioni rituali. Da uno di questi proviene proprio la scoperta dei recipienti per il vino, per l'uso rituale del vino. Nella fase 4 del Urarazes è venuta alla luce una porzione di questo edificio che purtroppo non si è potuto scavare completamente, ma si differenzia dagli altri. Intanto è leggermente più grande degli altri e ha una forma rettangolare con gli angoli arrotondati, ma poi è delimitato da un muro di argilla spesso 20-30 cm. Anche qui c'era un focolare e c'era anche un pavimento che era fatto di un intonaco biancastro ben levigato, che era stato rifatto più volte, fra l'altro, e probabilmente era coperto di stuoie di origine vegetale che hanno lasciato dei materiali particolari, dei fitoliti. E a differenza dell'esterno dell'edificio, che era tenuto scrupolosamente pulito. Questo lo sappiamo dalle analisi di cosiddetta micromorfologia del suolo, cioè lo studio al microscopio di sezioni piccolissime di sedimenti, da cui appunto si è visto, questa è la sequenza dei pavimenti, dei pavimenti con i microresti. E dicevo, il pavimento all'interno era tenuto scrupolosamente pulito e rifatto più volte, mentre sulla superficie all'esterno si accumulavano residui di tutti i tipi. Anche questo edificio era stato distrutto da un incendio, di cui è testimone questo livello scuro che sta al di sopra dei pavimenti. Dunque, proprio sul pavimento di questo edificio sono stati rinvenuti i resti di una giara, questa, e di questi due bizzarri recipienti zoomorfi. Questi sono due vasi, purtroppo non completi, simili fra loro. Questi sono i due recipienti dopo il restauro, cioè hanno un corpo ovoidale schiacciato che probabilmente vuole suggerire un uccello acquatico, con un foro nella parte posteriore, tre piccoli piedini e poi una protome animale, animale o antropomorfa, diciamo abbastanza simile a quella che decora i focolari Urarazes. Questo è il dettaglio prima del restauro di questo vaso, dove si vede che fra l'altro i particolari erano anche sottolineati dalla pittura. Dunque non c'è attualmente nessun esemplare di vasi simili conosciuto dal mondo Urarazes. E naturalmente già la forma particolare di questi vasi e il contesto di rinvenimento ci avevano fatto pensare che potessero essere utilizzati per cerimonie particolari, tipo libagioni o consumo collettivo di bevande particolari. L'analisi dei pollini e degli altri microresti rimasti intrappolati all'interno dei vasi, in questo caso, ci ha aiutati a confermare e a precisare meglio l'ipotesi. E la palinologa Giorgiana, che collabora con noi, all'interno dei vasi ha trovato intanto numerosi grani ben conservati di polline di Vitis vinifera. Questi sono i vasi Urarazes, questi sono i residui all'interno del vino moderno, ma non solo questo, ha rivelato che l'intero spettro pollinico dei due vasi è molto simile a quello di altri recipienti archeologici e anche di contenitori moderni in cui viene conservato il vino di produzione casalinga nell'attuale Georgia.
Georgia, cioè queste, va bene per chi è esperto di palinologia, diciamo che oltre al polline di Vitis vinifera si trova il polline di specie coltivate come noce e nocciole, che solitamente crescono vicino ai vigneti, di erbe infestanti come l'ortica, la plantagine, artemisia, che crescono anche in abbondanza presso i vigneti, e oltre naturalmente alle specie sia arboree che erbacee che ancora oggi sono tipiche della flora locale, di cui ci parlerà anche Anna Chiara. Ecco, fra i microresti non pollinici sono particolarmente interessanti i peli di questo insetto, la drosofila, che è una specie di moscerino della frutta, che durante la fermentazione del vino si aggira in gran quantità intorno al vino stesso e spesso ci cade dentro. Quindi è, diciamo, altamente probabile che i due vasi contenessero vino che veniva usato per libagioni o cerimonie simili all'interno del sacello. Questi risultati sono anche confermati dal fatto che i campioni palinologici che sono stati trovati nella giara vicino ai due vasi zoomorfi e nel livello circostante il tempietto mostrano una composizione molto diversa. Anche questi contengono una piccola quantità di polline di Vitis vinifera, che dimostra che il vino era di origine locale, cioè i vigneti erano nella zona, ma il contenuto della giara e i sedimenti del livello sono invece caratterizzati da una fortissima presenza di polline di cereali e di amido, il che significa che la coltivazione dei cereali era comunque l'attività dominante della popolazione locale. Ecco, questa scoperta confermerebbe l'ipotesi che era stata sviluppata qualche anno prima da uno studioso americano, Bartuk, che il vino giocasse un ruolo importante nell'economia e nella vita spirituale delle popolazioni curaraces. Bartuk aveva osservato infatti che le aree in cui questa cultura si espande, qui sono i pallini, sono i siti curaraces, corrispondono approssimativamente a quelle in cui cresce la vite selvatica o comunque si può praticare la viticoltura, mentre invece queste comunità evitano accuratamente quelle regioni come la pianura mesopotamica in cui non è possibile coltivare la vite. Sempre Batiuk aveva anche supposto che nella loro espansione verso le zone del vicino Oriente i curaraxes avessero proprio esportato anche il loro, oltre alle conoscenze nel campo della metallurgia, anche quelle relative alla viticoltura, e avessero quindi contribuito a diffondere, a far conoscere il vino, forse esportandolo addirittura verso la Mesopotamia, dove in effetti già in questa fase, siamo verso il 3000 a.C., sono stati rinvenuti dei residui di vino in un'area in cui la vite non è assolutamente coltivabile, e in questa fase, come successivamente, il vino in Mesopotamia è presente molto raramente come bene esotico e pregiato e privilegio dell'elite. Se guardiamo la questione da un altro punto di vista, poi potremmo porre i due recipienti di Aradetti e Sorgora all'origine di una tradizione di vasi zoomorfi per il consumo di bevande alcoliche che nel terzo millennio si diffonde, forse proprio insieme al know-how della coltivazione della vite, verso Occidente attraverso l'Anatolia, e poi da qui raggiunge la costa dell'Egeo, e lì nell'Egeo danno luogo poi ai famosi rita di forma animale, che sono noti poi nel secondo millennio nella civiltà minoica e micenea. Dunque, questa è un'idea. Certamente però i vasi di Aradetti Sorgora sono all'origine dell'ininterrotta tradizione georgiana di recipienti zoomorfi per il consumo del vino, e anche
che dura fino a oggi, come abbiamo visto, e anche del valore simbolico che la vite e il vino hanno mantenuto nella cultura locale, che per esempio si esprime nella ricca decorazione delle chiese medievali, dove la vite, i grappoli e i calci di vite hanno un'importanza fondamentale, o anche in usanze come quella che era in uso fino a poco fa da parte delle famiglie di dedicare nei santuari, qui un esempio di un santuario abbandonato, questi grandi recipienti, questi quevri, in cui era prodotto il vino speciale che si consumava in occasione della festa del santo patrono del villaggio. Ecco, e prima di concludere, e cioè prima di passare la parola ad Anna Chiara, io vorrei menzionare un altro aspetto importante della rivista e della ricerca che abbiamo illustrato, cioè quello relativo alla ricostruzione dell'economia, appunto, delle popolazioni curaraces, perché anche qui le analisi polliniche e quelle dei vegetali, oltre ad aver evidenziato che la viticoltura era diffusa e quindi rappresentava una componente importante del paesaggio agricolo dell'antica Shidakartli, hanno anche confermato il ruolo preminente giocato in quest'area dalla coltivazione dei cereali, e anche però l'utilizzo di altre specie commestibili come le noci e le nocciole tipiche della regione. D'altra parte, dal punto di vista dell'evoluzione del clima, la presenza di polline, di castagno, di noce del Caucaso e ontano, che attualmente non crescono in questa pianura di Shidakartli, farebbe pensare a delle condizioni climatiche verso il 3000 a.C. leggermente più calde e umide di quelle di oggi. Ecco, vi lascio con qualche immagine di questa tomba della necropoli di Doglauri, che è anche questa della cultura curaraces, quindi contemporanea al sacello e ai vasi zoomorfi, che è un altro esempio delle ricerche multidisciplinari che cerchiamo di portare avanti. Questa tomba conteneva lo scheletro intero di una donna di 35-45 anni e i resti frammentari di altri due individui, che erano una femmina anziana e un giovane maschio. Quindi era una tomba di famiglia in cui le ossa dei defunti inumati precedentemente venivano raccolte e spostate su un lato per far posto all'ultimo inumato. Il corredo conteneva due vasi che stavano dietro alla defunta e alcuni ornamenti, queste perline, ornamenti di metallo. E la donna, aveva tra i 35 e 45 anni e soffriva però di una serie di patologie, soprattutto patologie orali, aveva la carie, calcoli, ascessi, mancava di alcuni denti e osteoarticolari, e anche presentava una situazione da anemia, da deficit di ferro. Anche in questo caso, l'analisi dei pollini e dei microresti ha dato dei risultati interessanti. E, per esempio, il campione che abbiamo prelevato al di sotto del cranio della defunta ha dato resti di fibre di lino e di colore blu chiaro, forse appartenente a una specie di sciarpa. E nel campione invece prelevato in corrispondenza dell'addome sono stati trovati i resti, dell'ultimo pasto della defunta, pollini di specie commestibili come noci, nocciole e grano saraceno, ma soprattutto, e questo è l'unico campione da tutto il sito, ce ne abbiamo una trentina in cui sono stati trovati queste componenti, pollini di piante medicinali che probabilmente erano state usate come una sorta di tisana o pozione nel tentativo, evidentemente non riuscito, di guarirla. E anche qui resti di fibre vegetali verdi e blu appartenenti a una veste. Invece i campioni all'interno dei recipienti di corredo contenevano
prevalentemente pollini di cereali, amido e microframmenti di legno bruciato. Quindi probabilmente contenevano qualche pappa a base di cereali che era stata cotta su un focolare all'aria aperta. E fra l'altro contenevano anche resti di alghe d'acqua dolce che probabilmente venivano dall'acqua di cottura. Ecco, quindi in questo caso, nel caso di questa tomba, non è attestato il vino come offerta funebre, ma l'abbiamo trovato in altre tombe più tarde della stessa necropoli di Dograudi. Però anche in uno dei campioni, in quello prelevato sotto al cranio, è presente una piccola quantità di polline di Vitis vinifera, che diciamo probabilmente si era impigliato nei capelli della defunta, a conferma che la coltivazione della vite era presente nelle immediate vicinanze del sito. Ecco, io con questo concluderei e passerei la parola a Anna Chiara, ringraziandovi ancora per l'attenzione. Se per approfondire, diciamo, queste tematiche e gli altri aspetti del nostro lavoro, io vi rinvio al sito web della missione, anzi delle due missioni, quella in Shivakati e quella in Lago Dèchi, e anche alla pagina Facebook, che forse potranno essere messi poi diciamo, trasmessi anche via mail a chi fosse interessato. Quindi grazie per l'attenzione e io chiudo la presentazione. Dunque, come faccio a chiudere? Eccoci. Ok, perfetto. Buonasera a tutti. Provo a presentare anch'io la. Condividere anche io la mia presentazione. Spero si veda. Si vede la presentazione? Datemi un cenno, Sì, si qualcuno? vede benissimo. Ok, perfetto, grazie. Allora, buonasera a tutti. Continuo io appunto con altre informazioni, ecco, relative un po' alle analisi e alle indagini, diciamo, condotte dalla professoressa Rove e da tutto il team di archeologi dell'Università Ca' Foscari. Nel sito di Era di Sorgona. Quello di cui vi parlerò adesso riguarda appunto quell'ambito della multidisciplinarietà di cui si parlava prima, quindi appunto vari settori che aiutano, supportano un po' quelle che sono le indagini archeologiche e in particolare il settore, diciamo, di cui da un paio d'anni mi occupo è quello dell'archeobotanica. Che cos'è l'archeobotanica? Come dice in un certo senso la parola stessa, l'archeobotanica studia un po' quelli che sono i reperti vegetali, botanici, provenienti dai siti archeologici, da contesti archeologici. Quali sono questi reperti vegetali? Sono appunto i pollini, di cui appunto in particolare si occupa l'archeopalinologia, sono i semi, con appunto gli studi relativi all'archeocarpologia e i legni e i carboni provenienti dai siti archeologici, di cui appunto tratta l'archeopsilantropologia. Quindi, in particolare, adesso vi parlerò delle analisi che ho condotto sui carboni provenienti appunto dal sito di Era di Sorgore, che sono stati oggetto della mia tesi di specializzazione. L'archeobotanica può fornire delle informazioni, delle appunto indicazioni su quello che è l'ambiente e la vegetazione circostante il sito archeologico, su quello che era il clima, quindi ad esempio anche cambiamenti legati a fluttuazioni climatiche, su quelle che erano le coltivazioni, sull'attività antropica, quindi come l'uomo agiva all'interno di questo ambiente, sugli utilizzi e le pratiche, l'utilizzo ad esempio del legno per quanto riguarda
da elementi strutturali o pratiche funerarie, elementi votivi, alimentazione, eccetera. La Cucina Antropologia quindi tratta quelle che sono i legni e i carboni provenienti dai contesti archeologici. Qui vi ho appunto messo alcune immagini in cui si vede un campione antropologico, quindi come è fatto un campione di carboni e diciamo il modo in cui ci si approccia all'analisi appunto dei carboni. I carboni non sono altro che appunto legno carbonizzato e ovviamente il legno per poter essere determinato ha bisogno di diciamo analisi al microscopio di quelle che sono le tre sezioni fondamentali del legno che qui appunto vi ho evidenziato, la sezione trasversale, tangenziale e radiale, e queste immagini appunto rappresentano quello che si vede appunto al microscopio, quindi l'immagine delle tre sezioni al microscopio che contengono in un certo senso tutte le caratteristiche e ogni specie ha caratteristiche differenti, quindi questo ci permette di determinare le diverse specie a cui i carboni appartengono. E ovviamente per analizzare i carboni c'è bisogno di un luogo e di strumenti specifici, in particolare il luogo diciamo di analisi in questo caso è stato il laboratorio di paleologia e botanica di San Giovanni Persiceto con cui quindi collaboro ormai da 2 anni. E per chi è di San Giovanni in Persiceto, insomma, immagino conosca già insomma, il lavoro del laboratorio. Per chi invece non conosce il laboratorio di paleobiologia e archeobotanica, ho messo qui alcuni riferimenti per avere delle informazioni in più proprio su cosa significa studiare paleobiologia e archeobotanica. E qui appunto vi ho messo alcune immagini del laboratorio, come appunto potete notare. Ovviamente lo stereomicroscopio per l'analisi e la determinazione dei carboni, gli atlanti, i manuali, le chiavi che ci permettono di determinare appunto questi carboni e le specie a cui appartengono. Vi ripropongo diciamo, l'immagine del monticolo appunto del sito di Aradietis Orgora, che si trova in questa la piana di Scidacartli. Il paesaggio attuale è un paesaggio, come è stato già detto comunque dalla professoressa Rova, fortemente antropizzato, quindi possiamo ritrovare campi coltivati, frutteti, orti per lo più, mentre la vegetazione naturale è presente solo in maniera comunque piuttosto ridotta nelle zone cosiddette pariali, cioè vicino ai fiumi, e nelle zone un po' più lontane. Tutto il resto diciamo, è rappresentato appunto da coltivazioni e da attività agricole. I carboni che ho analizzato provengono appunto dalle varie fasi di occupazione del sito, quindi a partire diciamo dal bronzo antico fino comunque anche alle fasi di età del ferro ed età ellenistica. Ho analizzato all'incirca 280 carboni e i risultati diciamo, sono stati piuttosto soddisfacenti perché diciamo, è emersa una serie di appunto, essenze arboree arbustive presenti probabilmente nella zona limitrofa al sito archeologico e che costituivano diciamo, proprio il legname, quindi il legname che veniva appunto raccolto e utilizzato. Ovviamente andiamo un po' più nel dettaglio cercando un po' di capire effettivamente quali specie sono state individuate. Innanzitutto abbiamo specie che appartengono a quello che appunto è denominato querceto misto, quindi specie come la quercia caducifoglie, il frassino e il carpeno. Ovviamente in maniera preponderante si può vedere dalla percentuale, il 43% è rappresentato proprio dalla quercia, il resto diciamo da carpino e frassino. Questi alberi producono diciamo, un legname piuttosto pregiato, in particolare diciamo che il legno di quercia è molto pregiato perché ha un alto potere calorifico, quindi è utilizzato insomma, per il fuoco, per il focolare, produce una combustione lenta e duratura nel tempo, ma soprattutto dobbiamo dire che
queste essenze producono appunto un legname piuttosto buono per ciò che riguarda l'aspetto strutturale, quindi sono impiegate appunto nelle strutture, in particolare appunto il legno di quercia. Il legno di quercia è duraturo e insomma facile da lavorare. Un esempio, di questi dei carboni legati ad aspetti strutturali e ad aradeti sorvora riguarda appunto la struttura in Wattle-Landaub, di cui parlava anche precedentemente la professoressa Rova, appunto riferibile alla fase curaraxis dell'insediamento. In questa struttura sono state individuate dagli archeologi quindi un muro e determinate, insomma, una buca appunto un pavimento, e in questa struttura ovviamente sono emersi anche dei carboni che sono stati determinati, sono stati analizzati, e le specie individuate sono proprio la quercia per quanto riguarda la buca, essendo ovviamente un elemento portante, doveva essere un legno piuttosto, insomma, forte e resistente, e poi sono state individuate altre specie tra cui il frassino e il carpino. Quindi questo in un certo senso testimonia come l'utilizzo di queste specie era anche strettamente legato agli aspetti strutturali. Oltre ai quercetti misti con appunto alberi come quercia, frassino, eccetera, abbiamo le cosiddette igrofile, quindi la zona in cui appunto crescevano alberi come salice, pioppo e ontano comune, che sono alberi che crescono comunque in zone umide vicino ai fiumi. Abbiamo visto che nei pressi di Aradeti Sorgora appunto c'è ancora il fiume Cura e appunto il suo affluente, il Prone, e probabilmente proprio nei pressi di queste zone dovevano crescere alberi come salice, pioppo e ontano comune. Non sono alberi che producono un legname particolarmente pregiato, non sicuramente come quello, insomma, quello della quercia, però potevano essere anche utilizzati comunque per focolari anche in questo caso. Oltre comunque a queste specie probabilmente limitrofe al sito, quindi molto vicina, sono stati ritrovati carboni che appartengono alla specie del pino. Il pino probabilmente cresceva in zone un po' più lontane rispetto a la quercia e ai querceti e alla vegetazione ripariale, però comunque una buona percentuale è stata ritrovata da Aradeti Sorgora. Anche il pino è un legno che può essere utilizzato per focolari, ad esempio, comunque installazioni da fuoco, forni, è meno buono da questo punto di vista rispetto alla quercia, perché produce una combustione molto più veloce e meno lenta e duratura rispetto alla quercia. Il pino però è un legno, sappiamo, che è utilizzato spesso per gli elementi strutturali, ad esempio mi viene in mente altri esempi anche più lontani che fanno riferimento comunque ad altre zone come la zona dell'Anatolia orientale con Aslan Tepe, in cui appunto in una struttura che in una zona appunto del sito dove sono state ritrovate delle travi combuste, e appunto queste travi appartenevano al pino. Quindi il pino è un legno anche utilizzato per gli elementi strutturali, perché anche è facile da lavorare. Per quanto riguarda il legno di pino, abbiamo sempre un altro esempio proveniente ovviamente da Aradeti Sorgora di un contesto particolare in cui è stato ritrovato. In una zona di Aradeti Sorgora sono state ritrovate queste installazioni da fuoco datate dagli archeologi al tardo bronzo, e proprio in relazione ad una di queste installazioni da fuoco è stato trovato questo tronco carbonizzato. Le analisi appunto hanno mostrato come questo tronco appartenesse appunto ad un albero di pino. Oltre al pino, poi una minima percentuale anche di faggio. Il faggio è anche su un albero che sicuramente cresceva in zone un po' più alte, più vicino alle zone alle alture circostanti. Anch'esso è un legno abbastanza
abbastanza pregiato, al pari quasi della quercia. Un elemento però significativo potrebbe anche essere legato, diciamo, ai frutti del fagiolo, le cosiddette fagiole, che appunto possono essere anche legate ad aspetti alimentari. Io anche facendo una banale anche ricerca su internet ho trovato una serie di ricette legate appunto alle fagiole, che a quanto pare sono commestibili, ma bisogna comunque stare un po' attenti, perché bisognerebbe togliere, insomma, dalla buccia l'endocarpo in realtà, e poi tostarle per poter essere mangiate in tutta tranquillità. E ci sono anche delle ricette in questo senso. Comunque, i frutti comunque del fagiolo erano anche utilizzati per fare un olio, e tostati anche per produrre un caffè particolare. Queste appunto sono delle informazioni in più, però, che ci dicono che, diciamo, la presenza di determinate specie all'interno di del contesto archeologico può essere correlata anche ad aspetti alimentari. E proprio per ciò che riguarda l'ambito alimentare, altre specie sono state ritrovate, come il castagno, ovviamente produce appunto le castagne, e poi anche altre specie come il sorbo, che produce questi frutti particolari. Queste specie, dobbiamo dire che sono strettamente collegate, diciamo, agli aspetti alimentari, anche per ciò che riguarda magari un'alimentazione destinata agli animali. Molte di queste specie, le foglie di appunto alcuni alberi, possono essere appunto utilizzati come foraggio, e anche gli stessi frutti comunque destinati ad animali. In questo senso, un altro esempio che vi porto sempre da appunto Arabiti Sorgore, è questa zona che è stata definita appunto dagli archeologi come area di macellazione, e proprio da questa, diciamo, dagli strati che appartengono appunto a questo settore, a quest'area qui, sono emersi una serie di carboni che appartengono a specie diverse. Sembrerebbe un accumulo quasi caotico di diverse appunto piante, qui appunto ne ho mostrate alcune: olmo, quercia, prunus, sorbo, castagna, quindi piante che comunque ancora una volta sono legate a potrebbero essere legate, diciamo, all'alimentazione anche animale, e quindi questo supporta un po' l'idea che quest'area fosse utilizzata anche a questo scopo, quindi come area di macellazione, trasformazione del cibo, eccetera. E qui vi ho diciamo messo l'elenco delle varie specie in questo modo, solo per farvi capire come le informazioni che noi, diciamo, abbiamo non sono solo delle informazioni qualitative, quindi delle specie che abbiamo ritrovato e magari del fatto che possono essere messe in relazione con determinati utilizzi, eccetera, ma possiamo avere anche delle informazioni quantitative. E come possiamo notare, diciamo, da questo semplice elenco, per le fasi, diciamo, tra il bronzo medio e il tardo bronzo, la varietà aumenta rispetto invece alla fase precedente, Curaraxes, e soprattutto rispetto alla fase successiva dell'età del bronzo, in cui, diciamo, le specie ritrovate sono molto meno, e in particolare bisogna segnalare, diciamo, l'assenza di quelle specie igrofile come salici, ontani, eccetera, in questo periodo qui. Il motivo di questa assenza non possiamo dirlo con certezza, perché comunque bisogna diciamo, interpretare questi dati non soltanto a livello antropologico, ma unendo insieme anche gli altri dati come quello pollinico, quindi palinologico, e anche quello carpologico, per capire perché effettivamente mancano carboni diciamo di specie come il salice, che invece precedentemente erano presenti e che sappiamo comunque cresce nei dintorni di Arabiti Sorgora. E qui appunto per farvi vedere come proprio durante l'età del ferro ci sono zero carboni relativi appunto all'igrofile. E qui invece vi ho riportato molto brevemente, diciamo, le altre analisi archeobotaniche, i pollini, che sono stati già comunque esposti precedentemente dalla professoressa, e che sono condotti dalla dottoressa Cavavaglia, appunto Giorgiana, una studiosa giorgiana.
Questo in realtà per far vedere come la semplice analisi dei carboni non può dare un quadro completo di quello che è la vegetazione circostante il sito, perché qui vi ho evidenziato in rosso, non so se si vede bene, comunque vi ho evidenziato in rosso quelle specie che sono presenti anche a livello antropologico, quindi abbiamo sia abbiamo carboni di pino, abbiamo visto abbiamo carboni di faggio, di quercia, di carpino, di olmo, eccetera, ma sono anche presenti delle specie che a livello antropologico non abbiamo trovato, come ad esempio la juglans, cioè il noce. Il noce, purtroppo, carboni di noce non sono stati ritrovati, così come l'abete, così come anche, diciamo, carboni di Vitis vinifera. Oltre comunque all'aspetto, diciamo, legato alle arboree, quindi agli alberi, i carboni non possono ovviamente dare informazioni su quelle che sono le erbacee, questo è abbastanza ovvio. È per questo che appunto le analisi polliniche devono essere condotte proprio in relazione anche ad analisi antropologiche e carpologiche. Con le analisi polliniche, infatti, vediamo come c'erano anche, io qui ho evidenziato quelle, diciamo, relative un po' alle coltivazioni, quindi cereali, triticum, grano, avena, orzo, quindi tutti dati che ci fanno capire come, come è stato precedentemente detto anche dalla professoressa, era praticata la cerealicoltura e la viticoltura. Per concludere, cosa possiamo dire? Possiamo dire che appunto sicuramente c'era una discreta varietà di essenze arboree arbustive intorno al sito che costituivano, diciamo, proprio le, diciamo, gli alberi da cui appunto diciamo, si prendeva il legname per le strutture, per appunto i fuochi, eccetera. Possiamo dire che queste specie che abbiamo ritrovato sono specie che crescono in ambienti, diciamo, caldi e umidi, e quindi questo ovviamente ci dà l'input per dire che c'erano quelle condizioni favorevoli per lo sfruttamento agricolo della zona, quindi la cerealicoltura e la viticoltura, quindi supportano un po' l'idea per cui questo, diciamo, questa zona era sfruttata dal punto di vista agricolo già in fasi, diciamo, a partire dall'antico bronzo. E poi abbiamo appunto questa mancanza di specie igrofile durante l'età del ferro, che appunto apre a varie domande, potrebbero essere dovute a una fluttuazione climatica, all'impatto antropico, ma ovviamente sono domande a cui possiamo dare risposte soltanto approfondendo ancora di più quelli che sono appunto le analisi e quindi la ricerca, diciamo, in questo senso è ancora in itinere e ovviamente questo è solo un piccolo tassello di un puzzle che deve essere ancora, diciamo, del tutto completo. Vi lascio con appunto la foto di Tbilisi, che è la capitale della Georgia. Ne approfitto appunto per ringraziarvi ovviamente dell'attenzione e niente, per promuovere anche un po' il turismo georgiano con appunto Tbilisi, che insomma, sperando che le condizioni migliorino, vi consiglio di andare a visitare, perché insomma tutta la Georgia, comunque anche la sua capitale, sono veramente belle, ne vale la pena da ogni punto di vista, sia paesaggistico che enogastronomico. Grazie, concludo qui la presentazione.